Insomma, ovviamente molto soddisfatto della partita e devo dire che a questo punto della stagione siamo dove mi aspettavo di essere. Abbiamo fatto 10 partite, abbiamo fatto un buon percorso, siamo a un terzo, quindi siamo abbiamo fatto un buon percorso di crescita. Abbiamo dimostrato anche oggi di avere una difesa solida, una difesa consistente su cui possiamo fare affidamento, una difesa che non ci ha mai tradito, di avere una buona solidità di squadra, di avere una buona abitudine di squadra, una buona volontà di giocare di squadra anche in attacco assieme, di essere una squadra, perché anche oggi ha avuto per esempio un apporto molto importante i giocatori usciti dalla panchina. Tutti hanno fatto cose egregie, hanno dato grande energia, hanno dato vivacità, hanno contribuito a tenere alto il ritmo difensivo e dare anche una buona fluidità offensiva. E mi fa piacere per tutti, così pure come mi fa piacere per Kane, che è rimesso in quintetto, ha risposto con una partita di grande livello dopo la partita magari non tanto positiva che aveva fatto a Pesaro, però ha giocato una partita di grande livello, come la partita di Cameron in difesa su Maynor, è stata un'altra partita molto importante. Cameron e anche Matteo Tambone, una partita molto importante perché siamo riusciti a tenere Maynor a un assist solo, e questa è una cosa, era un nostro obiettivo prima della partita, e quindi esserci riusciti è importante, perché come dicevo in sede di presentazione della partita, non sempre quello che si vorrebbe fare si riesce a fare, perché poi ci sono anche gli avversari. Oggi siamo riusciti e quindi siamo molto felici di questo. Il pubblico ha apprezzato quello che la squadra ha fatto e c'è stato molto vicino, molto di aiuto, c'era una bella atmosfera. Come c'è sempre qua al Palazzo del Resto, questa è una nostra forza. Norvell, che è un po' il nostro giocatore vocale, prima della partita diceva: difendiamo la nostra casa, proteggiamo la nostra casa, e così la squadra ha fatto, veramente contento, e avanti. Sappiamo che abbiamo ancora tanti margini di crescita, margini di miglioramento, perché sono ragazzi giovani. Però hanno tanta volontà, e quindi questa volontà, nel lavoro quotidiano, è inevitabile che li porterà a degli altri miglioramenti e a fare degli altri passi avanti in un campionato che, come sempre, già dalla prossima si preannuncia un'altra partita difficile.